Il progetto di Coppa America, con l'analisi delle opere sia a terra che a mare, è stato illustrato in commissione ambiente dal capo di gabinetto del comune Attilio Auricchio. Una straordinaria occasione di rilancio dell'immagine della città. Questo è il commento di Auricchio, che ha poi risposto in maniera puntuale alle domande dei componenti della commissione presieduta da Carmine Attanasio. È emerso un unanime apprezzamento per lo sforzo organizzativo e progettuale dell'amministrazione, stazione appaltante dei lavori. Faremo tutto il possibile, ha detto Auricchio, per limitare al minimo i disagi della cittadinanza, soprattutto nelle giornate prima dell'evento e nei giorni delle gare. Si stanno approntando convenzioni per il trasporto pubblico attraverso sconti che migliorino la frequenza di metro e funicolari, allungandone anche gli orari. È una sfida importante, è stato osservato, che merita le poche settimane di sacrificio per la chiusura di via Caracciolo a ridosso dell'evento, col conseguente spostamento del traffico sulla Riviera di Chiaia, dove verranno di molto ristretti i cantieri. Auricchio ha infine ringraziato dei suggerimenti tutti i rappresentanti della commissione del Consiglio Comunale, che sarà chiamato martedì 21 a dibattere in aula del tema America's Cup.